In una posizione strategica nel mezzo del Mediterraneo è stata da sempre molto contesa. Malta, lo stato più piccolo dell'Unione Europea. È un arcipelago formato sostanzialmente da tre isole, Malta, Gozo e Comino. La capitale, La Valletta, si trova sull'isola più grande, Malta. È da qui che inizia il nostro giro. Ad accoglierci, appena fuori le mura, c'è la Fontana dei Tritoni. Poco più avanti c'è la porta d'accesso principale, il City Gate, valorizzato tra il 2011 e il 2014 su progetto di Renzo Piano. Di Renzo Piano è anche la costruzione del Parlamento e la sistemazione del Teatro Reale dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Proseguendo sulla strada centrale, pedonale, si passa davanti al Palazzo della Corte di Giustizia e alla Concattedrale di San Giovanni Battista, su cui ho fatto un video. Lascio il link in descrizione. Ancora più avanti si arriva alla piazza centrale, Piazza San Giorgio, sede di numerosi edifici istituzionali. Passeggiando per le vie della Valletta non è possibile non notare l'arcobaleno di colori dei suoi balconi in legno. La grande cupola che domina lo skyline nord-est appartiene alla Basilica di Nostra Signora del Monte Carmelo. Ha una pianta ellittica ed è alta 42 metri. Alle spalle del Parlamento si trova l'Albergo di Castiglia, sede dell'ufficio del Primo Ministro. In corrispondenza di due dei baluardi delle mura di sud-est sono stati creati dei giardini pubblici denominati Barracca Superiore e Barracca Inferiore. Da quello inferiore si gode della vista verso la punta della Valletta che si affaccia sul mare. Da quello superiore si vede una fila di cannoni, dai quali alle 12 e alle 16 di ogni giorno viene sparato un colpo a salve. Dal giardino, con un ascensore pubblico, si può arrivare al livello del mare. A sud-est della Valletta, divise da un braccio di mare, si trovano le tre città, anch'esse fortificate, di Senglea, Vittoriosa e Cospicua. Dalle mura si può ammirare una distesa di barche di ogni dimensione, ormeggiate nei loro porti. È una splendida vista sulla Valletta. A Malta non esistono autostrade e le strade normali sono molto tortuose, quindi non è consigliabile il noleggio di un'auto, anche perché la guida è a sinistra. I pullman invece sono molto numerosi e molto efficienti. Con uno di questi, in mezz'ora siamo andati in un paese a sud di Malta che si chiama Marsa Scirocco. A Marsa Scirocco, nome tradotto in italiano, c'era un coloratissimo mercatino affacciato sul porto, la chiesa dedicata alla Madonna di Pompei. Abbiamo bevuto un caffè decente e ci siamo fatti un bagno. Abbiamo anche fatto un bagno a Sniema, a nord della Valletta, insieme a pesci colorati e a granchietti. Sempre con i pullman siamo andati a visitare l'antica capitale di Malta, Medina e Rabat. Medina è la parte fortificata dell'ex capitale, decisamente più interessante da visitare, a cominciare dalla porta d'accesso, il sistema di fortificazioni, la chiesa di San Paolo e i vari palazzi, realizzati tutti in pietra calcarea. A Rabat abbiamo visto un'altra chiesa dedicata a San Paolo, la chiesa di San Cataldo e abbiamo trovato un gioco divertente. A 10 minuti di pullman più a sud di Medina Rabat abbiamo visto le scogliere di Dingli. Forse sarebbero state di maggior impatto se viste dal mare. Con un battello, circumnavigando Malta nella parte nord-est, abbiamo raggiunto l'isola di Gozo. Prima di arrivare a Gozo, lungo il tragitto, ci siamo soffermati a vedere alcune baie dell'isola di Comino. Una volta attraccati all'isola di Gozo, con un pullman siamo andati a Victoria, la capitale dell'isola, che anticamente si chiamava anche lei Rabat.
La parte della città più interessante da vedere è la cittadella, naturalmente costruita nel punto più alto e naturalmente fortificata. Salendo per i vicoli si raggiunge la vetta, una volta ideale per la difesa e gli avvistamenti, ora ideale per godere il panorama sulla campagna e sul mare in lontananza. Posta di fronte all'accesso alla cittadella, la cattedrale dell'Assunzione della Vergine Maria. Al di fuori della cittadella abbiamo visto un po' di negozi per turisti, la chiesa della Madonna della Vittoria e la Basilica di San Giorgio. Il pullman ci ha poi portato sull'estremità ovest di Gozo, dove c'è Inland Sea, una baia collegata con il mare da una grotta percorribile con piccole barche. Ripreso il battello, siamo andati nella Laguna Blu, che si trova tra l'isola di Comino e quella di Cominotto. Dalle immagini credo sia evidente il motivo per cui si chiama Laguna Blu. Era un posto affollatissimo, ma nonostante questo abbiamo fatto un bagno piacevole. Finisce qui la vacanza a Malta, una terra ricca di storia, arte e natura, costretta a vivere in un isolamento che ne ha sempre condizionato le abitudini di vita nel bene e nel male. Una meta facilmente raggiungibile dall'Italia e con un clima caldo praticamente tutto l'anno. Una terra in cui ovunque sono visibili le tracce della necessità che ha sempre avuto di difendersi dagli attacchi esterni. Tracce fortemente correlate con la religione che oggi ne fanno una ricca caratteristica e una bellezza tutta da scoprire, insieme alle sue coste e il suo mare meraviglioso. Se il video ti è piaciuto, ti chiedo di cliccare mi piace. E se vuoi vedere altri video su altri viaggi, iscriviti al canale. Grazie.